volevo costruire un marchingegno perché l'aiutasse a fare i lavori in casa. Allora lui prova a costruire questo marchingegno. Lo costruisce, solo che appena prova ad avviarlo impazzisce, battendolo da una parte all'altra. Allora il falegname vede che non ce la può fare da solo e va in cerca di un fabbro. Dopo un po' riesce a trovare un fabbro. Il fabbro è molto contento di costruire questo marchingegno. Allora si mettono giorno e notte a fare questo marchingegno e adesso il marchingegno va alla grande. Una volta un uomo che un giorno passeggiava per il bosco e vide un asino. Essendo un cavaliere, vide che quell'asino non gli serviva e lo abbandonò. Poi, mentre passeggiava per la città, vide un cavallo. Però, vedendo che non era il suo mestiere il cavaliere, ma voleva fare il contadino, ripensò al suo asino. Ma purtroppo, appena arrivò, vide che l'asino era morto e che l'aveva sbranato un lupo. Poi ritornò in città per incontrare il cavallo, ma purtroppo non c'era più, l'aveva acquistato un mercenario. Allora si suicidò. Lo spirito dell'uomo vaga ancora nella città e spera di rincontrare una bestia con cui lavorare. Un cappello che stava passeggiando e dopo una goccia cade sulla testa di un cappello e poi il cappello e le gocce divennero amici e se non si lasciavano mai. Poi un giorno un cappello casca e si fa male e la goccia lo aiuta ad alzarlo. Poi che il cappello si trasforma in un guanto e la goccia si spaventa. E dopo la goccia si dimentica tutto e la goccia rimane tutta sola. Un uomo chiamato Jack che si sposò con una bellissima donna. Un giorno Jack tornò dal lavoro e non trovò sua moglie. Preoccupato andò a cercarla nel bosco e Jack cercando non la trova, ma trova una bellissima cagnolina che lo segue fino a casa. Jack alla cagnolina dà da mangiare, le fa il bagno e la tratta bene. Un giorno la luna si era colorata di rosso e la cagnolina si trasformò nella moglie di Jack. Il giorno dopo Jack non trovò più la cagnolina e attratto da un canto andò a vedere dietro casa sua e trovò sua moglie. Jack felice andò a abbracciarla e vissero felici e contenti. Jack usava una bottiglia per annaffiare le sue piante. La bottiglia venne buttata dalla vecchietta nel secchio di riciclaggio della plastica. E si dicono altre 1000 bottiglie. Il secchio finì nel camion e dopo essere macinato nelle macchine per costruire cose con il riciclaggio e diventò un file. Cade dalla sua nave e venne trascinato in fondo all'acqua da uno squalo. Lo squalo stava per addentarlo, ma Hoff con la sciabola lo colpì ripetutamente. Dopo molti mesi, Hoff torna a pesca in quell'oceano, però c'è ancora lo squalo ad aspettarlo. Dopo tanto tempo lo squalo muore e Hoff
torna con la sua nave in quell'oceano, in acque tranquille.